io nasco collezionista, se collezionavo dalle bustine di zucchero ai portacenere, figurine di calcio ovviamente e così via, e ho le prime opere le acquistammo nell'autunno del 94, quindi circa 25 anni fa, quando stava fra l'altro per nascere la nostra seconda figlia, e ad un'asta da Christie's comprai un disegno di Sironi e un disegno di Lucio Fontana. Quindi, come spesso accade, cominciai in modo abbastanza tradizionale a collezionare. E da lì, dopo poco, l'iniziazione verso gli artisti che usavano la fotografia. Questo probabilmente perché in quegli anni stava esplodendo la fotografia nell'arte contemporanea. Ha poco senso andare molto indietro, perché ci saranno sempre dei buchi. A me piace avere una collezione che segua la contemporaneità, pian pianino, stando attenta a quello che trovo intorno a me, vado avanti parallelamente a quello che sono i vari movimenti che crescono nell'arte contemporanea. Ma come fai a documentarti? Allora racconto un po' frequentando le gallerie, frequentando i musei, frequentando le case d'aste, le fiere, abbonandomi alle principali riviste, una serie di cose, finché a un certo punto un giorno si alza una ragazza e fa: beh, praticamente un altro lavoro. E risposi: come impegno, se vuoi sì, non lo è perché è una passione, però io trovo che è una passione che va nutrita e rispettata. Perché il bello del contemporaneo è proprio conoscere l'artista, quindi noi con quasi tutti gli artisti italiani contemporanei abbiamo un rapporto non solo di stima ma proprio di amicizia, è proprio una cosa frequente, è veramente un rapporto diciamo che è costruito nel tempo, che è partito sicuramente dal lavoro, ma spesso si è trasformato in amicizia, anche perché la nostra è una passione molto, molto spontanea, molto sincera, ecco. Il collezionista che compra solo per investimento può anche non vedere l'opera d'arte, nel senso che la prende magari con un art advisor, la manda direttamente nei suoi depositi. Noi non siamo così, noi l'opera la vogliamo vedere prima di comprarla e poi per quanto possiamo lo esponiamo, cioè l'opera fa parte della nostra vita, della nostra casa, del nostro vivere, insomma. È chiaro che se io acquisto un'opera e poi mi accorgo 5 anni dopo che è stata molto valorizzata, sicuramente non mi dispiace, ma non la compro pensando spero che l'anno prossimo valga di più. Nel senso che noi trovavamo delle cose belle a dei prezzi che potevamo permetterci e abbiamo iniziato ormai 25 anni fa, quindi insomma non parliamo di un po' di tempo fa. Adesso è sicuramente più complicato, l'unica cosa che si può iniziare a fare è acquistare dei giovani. Sono molto più incuriosita dall'arte contemporanea, nel senso che ho voglia di vedere cose nuove e anche nel contemporaneo adesso cerco cose nuove. Contemporaneo è anche molto facile che possa essere di livello basso, questo non possiamo nascondercelo. Però quando c'è un lavoro che ha un suo significato, un suo spessore, in questo momento per me è molto più intrigante rispetto a un'opera dell'arte antica, che per carità il contemporaneo senza l'antico non ci sarebbe più. Chi dice che il collezionista ha assolutamente un ruolo sociale e quindi deve aiutare, far conoscere attraverso le sue opere l'arte, c'è chi dice che il collezionismo è assolutamente privato e personale. Io sono su una posizione intermedia. Secondo me questo dibattito è nato anche perché per anni, come lei sa, c'è stata una grandissima crisi del pubblico in Italia. Non c'erano musei che compravano, non c'era denaro, non c'era nessun direttore in grado anche di fare, per esempio, crowdfunding per cercare di incrementare quella collezione del museo. E allora ci si rivolgeva molto ai privati, molto alle gallerie. Io trovo che
se un'istituzione seria, con non so, un direttore serio, un curatore serio, mi chiede un'opera, sono disponibile a prestarlo, non acriticamente, non a chiunque e non pensando di sostituirmi al ruolo del pubblico che assolutamente non mi compete. Perché per essere formativo una cosa non necessariamente deve essere condivisa. Ecco, possiamo anche essere assolutamente all'opposto, però ne parliamo, si crea un contraddittorio. Quindi è un qualche cosa in cui io ti dico perché mi piace, tu però mi dirai perché non ti interessa. E quindi fa parlare, non c'è dubbio. E poi quello che dicevo prima, il valore aggiunto è l'artista. Il fatto che venga magari l'artista a cena, che passa, e magari uno può non essere interessato a quel tipo di lavoro, però è interessato al lavoro che fa.